E a grande richiesta abbiamo qui il nuovo set sushi della Lidl, composto da maki al salmone norvegese. Abbiamo tre pezzi al salmone piccante con dentro Philadelphia, salmone e solite erbette. E poi abbiamo tre pezzi normali con l'alga, che contengono dentro formaggio, salmone e cetriolo. Andiamo, se riesco ad aprirlo. Eccolo qui. Abbiamo anche dietro un po' di salsa di soia in una confezione molto carina, un pesciolino. E qui abbiamo tanto bello zenzero che serve sempre a pulire il palato. E un po' di wasabi, che mi piace molto. Missione completata. Andiamo a versare qui accanto allo zenzero, sperando che non ci faccia il bagno dentro. E voilà. E in ultimo, ma non per importanza, abbiamo il wasabi. Eccolo qui. Wasabi. Andiamo a metterne subito un po' sul primo pezzo di sushi. E andiamo all'assaggio. Ed eccomi qui pronto all'assaggio. Vado a bagnarlo un po' nella salsa di soia. Come piace a me. Bene. Adesso pezzettino di zenzero per andare a pulire il palato. E vado all'assaggio del nostro sushi al salmone piccante. Dentro contiene peperone, Philadelphia salmone e fuori ha una copertura piccante. Da vedere è molto buono. Assaggiamolo. Però devo dire che è davvero buonissimo. Per 3,50 € ve lo consiglio assolutamente. Non sarà il miglior sushi che abbia mai mangiato, però una valida alternativa. In più volete mettere. Con tutta la fatica che ho fatto questa mattina, suona fame. Mi mangerei pure un sasso. E qui ce ne sono tanti sassi, quindi mi accontento del sushi oggi. Gli do un voto 7 su 10. Lo comprerò ancora sicuramente, quando passerò al Lidl. Me lo porto in montagna e ci faccio uno spuntino ad hoc. Guarda qui, bagnetto nella salsa di soia.